Grazie, perché sono pochi gli ospedali dove si costituisce un comitato di cittadini. È un comitato di cittadini, è una grande ricchezza per una comunità e per un ospedale. E per me è la terra. Un grande appoggio, perché non ho paura di dirvi che io sono una persona che lavora da sola, completamente sola. Sono una persona che forse lavora contro i mulini a vento, non lo so, però non è facile muoversi in questo mondo, e quindi quando mi trovo in un territorio ad avere delle persone che comunque sono fortemente motivate come voi, ci si sente un po' meno soli, ci si sente anche un po' più forti, perché rappresentare le istituzioni oggi non è sempre motivo di forza, anzi tutt'altro. Spesso rappresentare le istituzioni perché si ha una doppia difficoltà, quella di essere istituzione, quindi di andare a presentarsi davanti a cittadini e di prendersi in carico tutto il fardello, quindi di prendere in carico tutte quelle che sono le problematiche di un territorio, in questo caso degli ospedali, della sanità, e quello poi di andare a lottare contro quella che è l'istituzione. Quindi io che rappresento le istituzioni vado a lottare contro quello che io stessa rappresento. Quando io mi sono candidata col Movimento 5 Stelle, e voglio sottolineare una cosa, io quando entro in un ospedale e quando mi presento in un ospedale, in una comunità sanitaria, dico sempre una cosa: io non sto lavorando come un rappresentante politico di un partito, io sto rappresentando lo Stato, sto rappresentando il Ministero della Salute e sto rappresentando il mio ruolo di parlamentare. Non sono uno sponsor partitico e non ho problemi a dire che se quella cosa non va bene, io posso andare contro tutti perché quella cosa non va bene. Io sono andata a Roma per rappresentare la mia terra, e come vi stavo accennando, quando mi sono candidata ho chiesto una cosa al Movimento 5 Stelle, a Luigi Di Maio. Mi è stata proposta la candidatura come uninominale e quando sono stata votata, io ho vinto le elezioni, ho avuto un grandissimo consenso popolare, un consenso popolare enorme, più alto. Non sono andata a chiedere grandi cose, sottosegretariati, incarichi, presidente, eccetera. Io ho chiesto di lavorare in sanità. È stata una richiesta un po' strana, perché qualcuno pensava che chiedessi la commissione giustizia. Io sono un avvocato, e quale strada spianata per un avvocato la commissione giustizia? Uno si può fare una grande strada, credetemi, enorme, fare 5 anni o 2, quelli che siano, in commissione giustizia. Per un avvocato è importante, si fanno tante conoscenze, la politica non le insegna nessuno. Io invece, anche da prima di laurearmi, mi sono sempre occupata di sanità. E non vi nascondo che io nelle reti di ospedale ci sono entrata anche da malata, molto spesso ci sono entrata anche da malata, e ci ho lavorato anche, mi sono occupata di malasanità, ho lavorato in Toscana all'ufficio del difensore civico regionale, mi sono occupata di persone contagiate da emotrasfusioni quando sono arrivato il sangue infetto in Italia. Ho avuto sempre una grande passione per la sanità, per la sanità che non va bene. Quindi ho chiesto questo, ho detto: se devo andare a Roma e mi devo impegnare, voglio lavorare per la sanità sarda. E io in questo sono stata accontentata, sono voluta entrare in commissione sanità per lavorare per la sanità della mia terra. Mi sarebbe venuto più in discesa entrare in tante altre commissioni, anche un po' più divertenti, tipo politiche europee, avrei viaggiato un po' di più, perché lavorare in commissione sanità, credetemi, è molto faticoso. E voi lo sapete, perché voi state lavorando in commissione sanità come me. Adesso non siete a casa a rilassarvi, siete qui, avete dormito qui, sapete che cosa vuol dire lavorare in sanità. È faticoso, è rischioso, è pesante. Questa scelta perché l'ho fatta? Io l'ho fatta perché mi sono accorta, ho vissuto quasi 10 anni in Toscana, e ho conosciuto che cos'è la sanità del centro nord Italia, e ho visto che cos'è la nostra sanità. L'ho vista da paziente,
l'ho vista da persona politica, l'ho vista sotto tutte le sfaccettature, e quindi ho pensato che ci volesse veramente una persona che lottasse per questa sanità, e non ci volesse una persona che da qui prendesse, si dovesse trasferire a Roma e poi si dimenticasse del territorio, ma ci volesse una persona che andasse a Roma quei 3-4 giorni alla settimana per fare il suo dovere a Roma, ma poi tornasse nel territorio, entrando negli ospedali, parlando con gli operatori sanitari, con i malati, vivendosi gli ospedali giorno per giorno, come io sto, non so se bene o male, ma con tutte le mie forze sto cercando di fare. Quando sono stata eletta, ho iniziato a fare un'attività che ora sta di fare il nostro assessore, ma non si fanno così le ispezioni negli ospedali. Le ispezioni negli ospedali non sono un giochetto, non si prendono i giornalisti e si va negli ospedali. L'ispezione nell'ospedale si fa andando, facendo un report, scrivendosi tutto, parlando con tutti, non facendo le foto. Ci si fa una giornata nell'ospedale, perché si chiama il comitato dei cittadini, che è quello che conosce meglio l'ospedale. Poi si entra negli ospedali e si parla con il primario per ultimo, si parla prima di tutto con i medici, si parla con gli infermieri, che sono la colonna portante degli ospedali, io lo dico sempre, senza gli infermieri l'ospedale muore. Si parla con gli OS, si parla con le portinerie, si parla con le persone delle pulizie, tutti sono elementi essenziali di quell'ospedale, tutti, perché ognuno di loro ci racconta un pezzo dell'ospedale. Dopodiché si stila, si va in ogni reparto, non si dimentica niente, però dopo quell'ispezione non si muore lì, dopo quell'ispezione si deve studiare una soluzione. Per quel che mi riguarda, si torna a Roma e si prende il ministro e si dice: io in Sardegna ho questi problemi, e poi si prende l'assessore e si dice: assessore, abbiamo questi problemi. Le mie ispezioni fatte da quando io sono stata eletta hanno portato la mia attenzione a focalizzarla su due punti fondamentali. La mia attenzione si è focalizzata in particolare sull'ospedale San Francesco di Nuoro, che è un ospedale che si sta cercando di declassare completamente, e sui nostri piccoli ospedali, che sono 8. Sono l'ospedale di Tempio, l'ospedale della Maddalena, l'ospedale di Lanusei, l'ospedale di Muravera, l'ospedale di Ghilarza, l'ospedale di Sorgono, l'ospedale di Bosa, l'ospedale di Isili. Questi ospedali sono tutti degli ospedali molto importanti per il nostro territorio. Adesso io non vi sto a parlare di questi piccoli ospedali, però questo, vi ho fatto tutta la mia cronistoria per farmi conoscere da voi e per dirvi che io, su questo studio che ho fatto in quest'anno e mezzo, della mia attività parlamentare, poi ho fatto altre cose, ho fatto recentemente la legge sull'obbligo dei defibrillatori di posti pubblici, ho fatto mille altre cose, però quello che a noi interessa è il lavoro che io sto cercando di fare per i piccoli ospedali. Non farò lo stesso lavoro per tutti i piccoli ospedali, perché quando ultimamente è venuto il sottosegretario Bartolazzi, a cui ho chiesto l'appoggio per quanto riguardava l'appoggio di governo, per quanto riguarda il mio lavoro nel territorio, abbiamo rivisto tutto il mio lavoro fatto proprio per avere l'appoggio del governo e del nostro nuovo assessore, che spero da settembre in poi si metta con me per quello che io ho proposto, un tavolo tecnico per vedere i piccoli ospedali, perché per i piccoli ospedali non ci sarà per tutti lo stesso lavoro, ci sarà una rimodulazione per alcuni piccoli ospedali che prevederà per certi quella che io definisco una rimodulazione, quindi in certi piccoli ospedali non ci potranno essere tutti i reparti, non ci potrà essere per esempio magari un'ostetricia, perché sono molto più vicino a una grande città, non ci potrà essere tutta la chirurgia, perché non si potrà fare per la questione dei numeri del maledetto DM70, che col vecchio assessore era diventato uno spauracchio, però non è mai stato detto che si possono chiedere le deroghe. Però per arrivare a Tempio, invece, a tavolino, facendo vedere al nostro sottosegretario, che faceva le veci del ministro, e ora purtroppo non sarà più ministro con la caduta del governo, ma se tutto andrà bene ci potrà essere un altro ministro,
Per tempio invece io non ho richiesto una rimodulazione, ma invece ho chiesto una rivalorizzazione. Che cosa si intende? Cioè, tempio oggi non è un ospedale che deve essere rimodulato, nel senso si deve pensare a tagliare qua e là. Non solo, tempio non deve ritornare a quello che era, ma da quello che era si deve pensare di ampliare, di valorizzare oltre. Perché questo? Per vari motivi. Innanzitutto perché tempio ha delle peculiarità ambientali, e voi me le insegnate, che non permettono di raggiungere altri grandi ospedali. Ha un indotto importante, quindi questo indotto permette che tempio non debba pensare ai numeri, quindi indotto, ambiente, quindi strade. Allora, il DM70 prevede che in caso di ospedali di montagna e problemi delle strade, dei collegamenti, si possa derogare al DM70. Il vecchio assessore Arru aveva praticamente sempre detto che erano state richieste le deroghe al DM70. Io nel 18 novembre del 2018 ho invitato tutti i sindaci dei piccoli ospedali che vi ho elencato a Roma per sfatare questa cosa, perché noi, io col vecchio assessore, ci siamo presi a colpi di articoli nel giornale per mesi. Questa cosa mi aveva stancato, perché lui diceva: voi al ministero non ci avete concesso le deroghe che abbiamo richiesto, e io dicevo: guardate che le deroghe non ce le avete mai richieste. Ora il vostro sindaco Biancareddu, per motivi e impegni personali, non era potuto venire a Tempio, ma a Tempio l'avevo rappresentato io. Quindi, davanti al direttore generale del Ministero, dottor Urbani, che era venuto col fascicolo della Sardegna, si era dimostrato che per la Sardegna non era stata richiesta neanche una deroga. Quindi, per esempio, l'ostetricia di Tempio poteva non chiudere. Quindi, l'ostetricia di Tempio si è chiusa, non si sa perché. Un'altra cosa gravissima che è successa, a cui io mi sono ultimamente opposta con grande forza, è stata lo scippo, non chiamiamola chiusura perché oggi non risulta chiusa la chirurgia, è stato lo scippo, che non è piaciuto per niente la mia posizione forte, perché è stata una posizione molto forte da parte di una parlamentare, della chirurgia. Ora io so che i medici, molti chirurghi di Olbia sono molto adirati con me, hanno polemizzato tanto, ma io probabilmente non sono stata capita. Io non ho fatto un'accusa ad Olbia dicendo: voi siete tanti, lavorate poco. No, questa non è stata capita. Io, siccome mi prendo le responsabilità di quello che dico, e l'ho detto ai giornali, come ho fatto una lettera all'assessore, come l'ho detto in Parlamento, perché l'ho detto alla Camera, davanti a una Camera dei Deputati, agli atti ci sono i video, l'ho scritto al Ministro Grillo, ho scritto al Prefetto di aprire un tavolo di prefettizio, accusando tranquillamente il primario, dottor Presenti, di aver messo a rischio la salute pubblica dei cittadini di Tempio e dell'Interla Tempiese, perché chiudere una chirurgia oggi a Tempio significa mettere a rischio la salute dei cittadini. Non stiamo chiudendo l'oculistica, non stiamo chiudendo la dermatologia, che per carità sono reparti che valgono tantissimo, ma stiamo chiudendo una chirurgia, facciamo attenzione. Sì. D'accordo? Io ho fatto un'accusa ben precisa a un primario che decide discrezionalmente di prendere 6 chirurghi da Tempio e per necessità di portarli ad Olbia. Bene signore, adesso vi dico che la chirurgia di Nuoro va avanti con meno della metà dei chirurghi che ci sono oggi ad Olbia, che stanno facendo solamente urgenza, che non mandano avanti le liste d'attesa. Allora, a me, che rappresento in questo momento la Commissione Sanità della Camera dei Deputati, ma che rappresento anche una cittadina, questa cosa non va per niente bene, perché questa è una decisione scellerata, è una decisione irresponsabile, è una decisione inaccettabile. Ancora oggi io mi chiedo come è possibile che un assessore alla sanità, che una direzione generale di Olbia abbia permesso una cosa così grave, che rasenta il crimine, rasenta l'illegalità, perché prendere e scippare 6 chirurghi da Tempio
quando che loro va avanti con un reparto del genere e va avanti dignitosamente facendo le liste d'attesa e le urgenze per portarli ad Olbia, quando che un reparto di Olbia a quel punto sale di organico fino ad arrivare a 15 chirurghi, signori, e non facendo le liste d'attesa, attenzione, facendo solo le urgenze, allora vi dico, sotto la mia responsabilità, che questo rappresenta una vergogna. Questo rappresenta uno scandalo. Per questo io ho scritto al prefetto di aprire immediatamente un tavolo prefettizio su questa vicenda. E a questo punto io non ho nessun problema a dire. Un ospedale di frontiera, io vi faccio un esempio di un grandissimo primario che il dottor Singula dissolvono. Il dottor Singula dissolvono, se li sogna questi spostamenti, perché sapete chi opera, chi va avanti, dietro, corre. Lui, dottor Presenti, se voleva difendersi la sua chirurgia, veniva a tempo a operare. Si rimboccava le maniche e veniva qui e si faceva turni su turni. Io quando vado a difendermi l'ospedale di Sorbono trovo dottor Sibula che suda e magari si è fatto le 12 ore perché si sta difendendo la sua chirurgia, non se la chiude la sua chirurgia. Quando vado nella chirurgia, nella neurochirurgia di Nuoro, mi trovo dottor Paulis che si fa 12 ore e l'ultima volta non è riuscito neanche a parlare con me, mi ha detto: onorevole, mi concede un'ora per andare a casa, farmi un'ora di sonno perché devo fare niente. Questi sono medici, signori, i medici di frontiera. Questi sono i medici. Questi sono i medici di frontiera, non che scippano gli ospedali. E qui i medici ce ne sono pronti a venire. Allora che cos'è? Un disegno politico? Quello di voler chiudere la chirurgia di tempo? Perché se io sto dicendo delle menzogne, se sto facendo delle accuse, io l'ho già detto, mi querelo i medici. Mi fido moltissimo dei medici sardi, non vado a operarmi chissà dove. Io quando devo entrare in ospedale entro tranquillamente a Nuoro. Entri, dovevo operare mio figlio di tonsille, era in lista a Tempio come era in lista a Iglesias, come era in lista a Nuoro, l'hanno chiamato prima a Nuoro, l'ho operato a Nuoro. Io faccio le liste d'attesa, non passo prima perché sono un onorevole, attenzione, faccio le liste d'attesa come tutti. Quindi questi scippi non dobbiamo temere di denunciarli, perché non ci denuncia nessuno quando li diciamo. Perché il momento che a me mi denunceranno, mi daranno la possibilità di dire anche in tribunale queste cose. Io stamattina sono venuta a Tempio, sono rimasta a parlare con voi, sono andata a salutare la signora Pileri, a cui mi sono affezionata, credetemi. Ma prima di tutto sono andata alla Procura della Repubblica a denunciare quello che sta succedendo. Perché il reparto di medicina qui ha fatto grandi cose per la signora Pileri, per aiutarla, ma la signora Pileri è qua perché il Materolbia non riesce ad accoglierla, perché noi abbiamo dato una convenzione con un sacco di soldi e stiamo ancora aspettando che vada ad Olbia, ma è ancora qua. Io stamattina ho denunciato la cosa, adesso vediamo quando riusciremo a muovere questa ragazza da questo ospedale. E vi dico una cosa, ci potrebbe essere chiunque di noi domani in quella situazione. E intanto Tempio ce lo vogliono chiudere, però Olbia nel Mater alla signora Pileri, è Tempio che sta curando questa paziente e che sta facendo questo. Quindi io mi auguro che a settembre veramente riapra la chirurgia di Tempio e mi auguro che presto si possa riaprire l'ostetricia, perché l'ostetricia ha tutto, alle sale, alle ostetriche, mancano solo le mamme con i bambini e lì dentro c'è tutto. E c'è anche un reparto, noi in Sardegna abbiamo carenza di RSA, cioè di quei reparti dove si possono accogliere le persone come la nostra signora. Ma dove collocarli? A Tempio si può fare. A Tempio ci abbiamo tutto, ci abbiamo i fisiatri, abbiamo i fisioterapisti, abbiamo i logopedisti, abbiamo tutto. Ci vorrebbe la volontà, adesso farò una richiesta in assessorato, per farla aprire a Tempio. C'è un bel ambiente. Noi, i nostri reparti, ci sono i locali, i nostri reparti di geriatria negli ospedali sono saturi perché non si riescono a mandare via i pariati perché non abbiamo le strutture. Primariato a Tempio, perché i primari ce li abbiamo pronti per venire a Tempio, potremmo portare anche una bella robotica e la chirurgia di Tempio diventerebbe eccellenza. Perché un piccolo ospedale non è piccolo perché è piccolo perché una cittadina è piccola, ma può diventare grande. Sì.
Grazie Mara. Grazie.